Buongiorno a tutti dalla solemanica.com, un sito tutta la magia. Io sono Max, oggi è sabato, per cui proseguiamo col nostro classico tutorial del weekend. Oggi vado a proporvi un effetto che ho imparato veramente da poco, me l'ha mostrato Samuele, per cui salutiamo questo ragazzo di 15 anni innamorato della magia che mi ha fatto compagnia. Domenica scorsa eravamo al Big di Caorle, questa fiera del fumetto, per quanto piccola e contingentata dalle misure di sicurezza attuali, abbiamo potuto in questo frangente però riprendere finalmente a fare magia fra la gente. Ero lì col mio stand della solemanica.com e veramente ci siamo divertiti per due giorni tra cosplayer, musiche e un po' di festa. Per cui ora vi vado a mostrare l'effetto. Vi avverto subito che non è un effetto da telecamera, va fatto dal vivo. L'ho provato e riprovato da quel giorno fino ad oggi ed è veramente una bomba. Per cui non vi farò la classica performance più tutorial, ma ve lo spiegherò man mano. Fidatevi che il gioco funziona veramente bene. Per cui buona visione. L'effetto si esegue con un normalissimo mazzo da poker, 52 carte più i due jolly. L'unica premura che dovete avere prima di iniziare è di porre i due joker in cima al mazzo, il che non è molto difficile se per esempio avete prima eseguito un gioco in cui li avete dovuti togliere e poi dopo aver finito il gioco semplicemente prendete il mazzo, lo mettete sopra e cominciate con questo effetto. Oltretutto all'inizio potrete mostrare il mazzo di carte in questa maniera senza che si vada a scorgere che i due joker sono in cima, ma potete dissimulare benissimo questa piccola preparazione magari con un miscuglio all'americana che mantenga in cima i due joker e poi un falso taglio che vi permetta di dire il mazzo è stato mescolato e tagliato. Da qua iniziate in che maniera? Creando due mazzetti di carte e chiedendo uno stop allo spettatore quando vuole lui. In questo momento voi in realtà avete portato un joker in cima a un mazzetto mentre il secondo joker è rimasto in cima all'altro mazzetto, e questo semplicemente trattenendo con una mano prima di iniziare il miscuglio la carta che sta sul fondo. In questa maniera qua sfilate un po' di carte, trattenete quella sul fondo e poi continuate a mescolare il mazzo. Dite che state facendo due mazzetti di carte completamente casuali e chiedete uno stop allo spettatore quando vuole lui. Poniamo caso vi fermi ora dite. I mazzetti non sono perfettamente uguali, ne abbiamo uno più piccolo, uno più grande, e chiedete allo spettatore quale dei due mazzetti lui voglia usare per l'effetto. Non importa quale dei due, in realtà tutti e due mazzetti hanno un joker sulla cima e poniamo caso abbia preso questo, voi glielo date sulla mano sinistra e chiedete di fare la stessa cosa che fate voi, per cui lui lo ha nella mano sinistra sua e voi questo lo tenete nella vostra mano sinistra e chiedete di fare le stesse identiche mosse. Iniziate facendo passare un po' di carte dalla mano sinistra alla mano destra in questo modo e lui ovviamente farà la stessa cosa dall'altra parte e chiedete pure che si fermi quando vuole lui. Prende un po' di carte dalla cima del mazzo, di girare il mazzetto nella mano sinistra e lui farà questo, dopodiché di prendere la prima carta del mazzetto e di infilarla nell'altro mazzetto in questa maniera e lui ovviamente farà a sua volta più o meno questo. Chiedete di girare di nuovo il mazzetto che ha nella mano sinistra e di porre questo qua o sopra o sotto o in mezzo dove vuole lui. E ovviamente la stessa cosa sarà replicata dal nostro spettatore. Voilà. Ora mostrate come in un mazzo di carte, ovviamente ognuno ha girato una carta casuale, o almeno questo è quello che sembrerà al nostro spettatore, è che tutte le carte del mazzo in realtà sono diverse le une dalle altre, o per seme o per valore. Poi dite però che c'è una piccola eccezione a questo fatto, ovvero che una carta e una sola carta si ripete tale quale all'interno di un mazzo da joker. E quale sarà questa carta? Girate prima il vostro mazzetto e mostrate come questa carta, l'unica girata, quella che voi avete girato, sia un joker. Dopodiché prendete il mazzetto del vostro spettatore, lo rigirate alla stessa maniera e mostrate come anche lui abbia rigirato la stessa identica carta sul suo mazzetto di carte. Ora,
con il senno di poi. Sapendo come funziona fin dall'inizio, vi sembrerà un pochino banale, ma vi assicuro, provatelo. Provate con le vostre mani, prendetevi uno spettatore e provate questo gioco e vedrete l'effetto che fa. Questo è tutto, mettete un bel like a questo video se vi è piaciuto l'effetto, aspetto i vostri commenti a caldo, magari provatelo veramente con un amico e vedete che faccia fa, dopodiché mi ringrazierete e scrivete magari un commento dove dite: Max, questo effetto è veramente forte. Un saluto di nuovo a Samuele che me l'ha spiegato, che me l'ha insegnato, per cui un grazie di cuore. Devo dire che la prima volta che mi ha fatto questo effetto ci sono rimasto come un sasso. Vi lascio il link qua sotto per andarvi ad acquistare queste bellissime carte se vi piacciono, se volete prenderle. Sono le regalia di Shin Lim, il modello nero, abbiamo anche il modello bianco, abbiamo anche il set combinato di tutti e due se volete risparmiare qualcosina. Come sempre vi invito anche a iscrivervi al mio canale YouTube lassolamanica.com. Questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e alla prossima.